Per quanto riguarda la nitrurazione, il caso è decisamente diverso rispetto alla cementazione. Un attimo fa abbiamo visto la cementazione, parlava di un processo che avveniva in fase in cui l'acciaio era completamente austenitico, si sfruttava molto l'elevata solubilità di questo elemento interstiziale all'interno della struttura austenitica. Ricordo, il carbonio è un metalloide, per cui fa la stessa tipologia dell'idrogeno e dell'azoto, ma nel caso dell'azoto abbiamo un processo di termochimica di diffusione, cioè di arricchimento superficiale, che avviene in condizioni chimico-fisiche molto diverse rispetto a quelle del carbonio. Chimiche perché, vabbè, l'ambiente di nitrurazione è molto diverso. Ma vediamo fra un attimo che anche c'è un problema grosso sulla temperatura, anzi lo vediamo subito. La temperatura non è assolutamente al di sopra di A5.3, ma anzi è ben al di sotto della prima trasformazione, quella relativa ad A5.1. Tipicamente 500, vedremo 520-530 gradi centigradi, con una durata del trattamento che non è di qualche ora, come abbiamo detto prima riguardante la cementazione, ma di un paio di giorni. Capite bene che stiamo parlando di qualche cosa di molto diverso. Perché queste condizioni di trattamento? Beh, andiamo per esclusione. Non si va più in basso perché altrimenti è un processo di diffusione, la diffusione si basa sulla temperatura e sul tempo. Se andassimo a temperature più basse avremmo durate di decine di giorni, inaccettabili assolutamente, non solo, non tanto per il costo del carburante quanto proprio per l'impegno del forno. Perché non si va più su? Perché in realtà in presenza di azoto si rischia la formazione di un tettoide fragile chiamato brownite. È una sorta di, attenzione qui è facile essere fraintesi, immaginate una sorta di perlite un po' più fine contenente parecchio azoto, quindi delle lamelle sostanzialmente, che appunto induce una notevole fragilità, e questo è inaccettabile. E per questo motivo diciamo che accettiamo l'enorme durata del trattamento termico, 2 giorni sono un impegno notevole per un impianto, a fronte del fatto che altrimenti più su con la temperatura non ci si potrebbe andare, perché il risultato finale sarebbe assolutamente inaccettabile per la fragilità del vostro strato nitrurato. Uno strato nitrurato eccessivamente fragile non è utilizzabile. Possiamo fare la nitrurazione in bagno di sali, gassosa, ionica, ed è solitamente l'ultima operazione del ciclo produttivo, con durezze Vickers possono essere raggiunte pari a 1350, e lo spessore dello strato nitrurato che è di circa un ordine di grandezza più in basso rispetto allo strato cementato. Vedete bene quindi che dà caratteristiche molto diverse dello strato nitrurato, durezza dello strato cementato, durezza più alta, lì avevamo 900 Vickers, qui abbiamo circa 1350, strato però molto più sottile. Questo che vuol dire che per carichi di punta, visto lo strato più sottile, lo strato nitrurato può essere più facilmente sfondato di uno strato cementato che è un po' più spesso, quindi ha una resistenza allo sfondamento più elevata. Inoltre poi, e questo può essere un problema, può essere un vantaggio sicuramente, è l'ultima operazione del ciclo produttivo, cioè a valle della nitrurazione non abbiamo altri trattamenti termici, mentre invece vi ricordo che a valle della cementazione, come se ce l'avevamo, avevamo la tempra doppio semplice, avevamo un rinvenimento, una distensione, quindi tutti i processi andavano a appesantire il nostro sistema, e inoltre poi tutti i processi andavano applicati su un pezzo che non era nelle condizioni finali di trattamento di utilizzo stesso del pezzo. Qui vediamo il diagramma di fase ferro-azoto con la formazione di questo eutettoide fragile a bassa temperatura, 590 gradi, che abbiamo appunto detto prima. Quindi non dovete saperlo questo diagramma di fase, però appunto giusto per indicarvi il problema che eventualmente può venirsi a formare. Prego. Sì, nel caso del nitrurato, perché adesso vedrò un attimo, perché in pratica si formano vari strati, di cui alcuni sono composti da nitruri molto piccoli e molto fragili, ma molto ben dispersi, per cui la capacità di blocco delle dislocazioni è molto molto elevata. Nel caso del cementato la durezza è abbastanza alta, specialmente nel caso in cui abbiamo elementi che tendono a formare carburi, ma i carburi tipicamente sono un po' più grossi dei nitruri, non si può dire così a priori, però tipicamente tendono a essere un po' più grossi, e quindi un blocco meno efficace delle dislocazioni, d'accordo? Lo strato però, vista la bassa temperatura alla quale si svolge il processo, anche la durata è molto lunga, ma la temperatura è troppo bassa, inoltre poi qui stiamo lavorando appunto in condizioni fisiche assolutamente non ottimali per un processo diffusivo, abbiamo uno spessore molto ridotto. Carbonio e azoto di fondo sono molto simili nelle dimensioni, non sono particolarmente differenti, quindi se volessi fare un discorso di pallina che viaggia fra le palline, di fondo proprio puntualmente geometrico non ci sono grandi differenze nella diffusività
a pari temperatura, ma nel caso del carbonio stiamo lavorando a 900-950 gradi e passiamo a 520, quindi a temperature molto 500-530, poi vedremo che a seconda del processo possono cambiare un pochino le temperature, però sicuramente abbiamo questa differenza sostanziale che dà poi caratteristiche del pezzo anche molto diverse. Quindi non è che potete fare in maniera indipendente la scelta di fare, vabbè, faccio una rivelazione, la cementazione è la stessa cosa, no, danno prestazioni molto differenti. Ok? Ma da sì, per esempio, tanto per sottolineare un piccolo aspetto, ma che è sostanziale, la cementazione deve essere fatta su un pezzo che deve essere ancora trattato. La rituazione deve essere fatta su un pezzo che è già trattato termicamente. Perché in pratica una temperatura così bassa che non è non può abbattere una rituazione e farla tempra. La immagini questo, un pezzo nitrurato a 520 gradi, poi devo fare una tempra, impazzita, fa una tempra, devo portare il pezzo a 900 gradi per lo stilizzato. Ma se lei prende un pezzo nitrurato e lo porta a 900 gradi, tutto l'azoto, la voglia, la festa, si ficca dappertutto, va dappertutto e diffonde completamente nel pezzo, perché lui era diffuso a 520 gradi. Quello che è diffuso, quando si trova a 900 gradi, diffonde con una bellezza e si perde in tutto il pezzo, quindi praticamente non ha più la concentrazione di azoto sulla semplice stessa del pezzo. D'accordo? Quindi ricordatevi sempre, praticamente qualunque sequenza termica, sostanzialmente, deve partire dalle temperature più alte e via via a farsi trattamenti più in basso. Se per qualche motivo andate più su da qualche parte, e lì voi distruggete quello fatto a monte. Okay. Qualche altra domanda? Nitrazione gassosa. Utilizzata una miscela di ammoniaca e azoto. Praticamente avete una temperatura tra i 500 e 550 gradi. Il risultato qual è? Il risultato in realtà è sempre lo stesso a seconda e a seconda della condizione di nitrazione avrete dimensioni differenti degli strati. Tipicamente avete una zona detta di combinazione in cui sono presenti notevoli nitruri e una zona di diffusione in cui l'azoto è presente in condizioni di elemento interstiziale. A seconda del trattamento che state adoperando avrete uno spessore della zona di combinazione, uno spessore della zona di diffusione differenziato. Diffusione, nitrazione alcalina, vedete un po' più su, avete sali fusi, le sequenze sono queste qui, se ve le ricordate bene, se non ve le ricordate la stessa cosa, qui abbiamo gli spessori in gioco, e infine nitrazione ionica in cui l'azoto viene introdotto a partire dagli ioni di in un plasma mediante scarica elettrica in un ambiente con azoto, sotto forma di gas, e ammoniaca. Si fa questa sorta di mega scarica elettrica e in quel plasma che si forma si riesce a far diffondere sulla superficie il vostro azoto. L'effetto, al di là degli aspetti tecnologici che a noi non interessano in questo corso, diciamo l'effetto qual è? È quello di uno strato sottile, costituito da una serie di stratelli a loro volta più o meno spessi, ma che possono essere distinti macroscopicamente, una zona di combinazione e una zona di diffusione, che danno complessivamente una durezza a volte anche notevolmente elevata. Va da sé che possiamo avere in realtà poi tutta una serie di trattamenti termochimici di diffusione in cui si immette nel nostro acciaio sia carbonio che azoto. Nel caso in cui le condizioni chimico-fisiche che di arricchimento siano più vicine alla cementazione, in quel caso parleremo di carbonitrurazione. Nel caso in cui le condizioni chimico-fisiche, quindi temperatura, ambiente e compagnia bella, siano più vicine alla nitrurazione, parleremo di nitrocarburazione. Vadasi ancora che questi due esempi che ho portato oggi, in realtà sono solamente due esempi, perché poi abbiamo la scenardizzazione, la cromizzazione, cioè un insieme di trattamenti di diffusione che arricchiscono la superficie del nostro pezzo degli elementi più strani, onde dare le caratteristiche meccaniche di resistenza alla corrosione, cioè particolari. Però appunto questi sono tutti aspetti molto particolari che non vedremo in questo corso. Vantaggi della nitrurazione rispetto alla cementazione: il primo, durezza molto più elevata, invariabilità della durezza fino a 500 gradi rispetto ai 200 della cementazione. Chi mi sa dire il perché di questo punto? Vediamo un po', chi era sveglio prima dovrebbe darmi una risposta. Perché la cementazione ha un pezzo cementato
non può essere utilizzato sopra i 200 gradi e un pezzo di idrolato invece può andare fino a 500. Perfetto. Nel caso della cementazione, noi non dobbiamo pensare solo alla cementazione, ma l'ultima fase era la distensione a circa 100-200 gradi centigradi. Se noi andiamo più su, cambiamo qualche cosa. Nel caso della triturazione invece, dopo la triturazione stessa non abbiamo null'altro e quindi quella è la temperatura finale del nostro trattamento. Quindi ovviamente trascurando qualunque problema relativo a ossidazione, relativo a creep, non stiamo parlando di questo ovviamente, quindi non abbiamo garanzie che il sistema ci funzioni a creep, ma per quanto riguarda la stabilità microstrutturale, noi abbiamo un pezzo nitrurato è stabile microstrutturalmente fino a 500 gradi, un pezzo cementato è stabile microstrutturalmente fino a 200 gradi. Nel caso della triturazione, il trattamento termico è fatto prima, se abbiamo un bonificato, deve essere bonificato prima, il che ci fa risparmiare, ci limita molto le deformazioni, quindi il pezzo in pratica viene nitrurato nella sua forma finale, non ha bisogno di rettifico, non ha bisogno di nessuna operazione a valle della triturazione stessa, a volte è giusto pulirlo un attimo, insomma, sostanzialmente, lucidarlo un po', ma non di più. Possiamo utilizzare acciai da bonifica, che sono acciai che hanno un tenore di elementi non particolarmente pregiato, mentre nella cementazione dobbiamo per forza utilizzare acciai a basso carbonio. Voi direte, noi che cinecale? No, perché se avete basso carbonio, per incrementare le proprietà meccaniche, per incrementare la temperabilità, avrete bisogno di aggiungere altri elementi di lega, il che vi costa, d'accordo? In pratica, detto brutalmente, potete nitrurare praticamente qualunque cosa, non avete quasi nessuna restrizione. Attenzione, questo l'ho preso sempre con un grano salis, nel senso che esisteranno poi dei cosiddetti acciai da nitrurazione, che sono acciai che sono stati progettati per la nitrurazione, ma in realtà voi potete nitrurare anche un acciaio inossidabile, così fa, d'accordo? Però ci sono poi degli acciai specifici proprio per questo tipo di trattamento termico. E poi, chiaro, quest'ultimo punto mi sembra banale, ma lo possiamo dire appunto ad alta voce, nel caso della nitrurazione non abbiamo rischi di riscaldamento, perché sempre a condizione di essere ben lontani da quella temperatura critica di formazione della braunite, che non è un eutettico, quindi non è basso fondente, ma è un eutettoide però ed è fragile, quindi se si forma è il nostro acciaio diventa eccessivamente fragile, però nel caso della nostra cementazione noi possiamo avere pericolo di surriscaldamento perché siamo parecchio su con la temperatura. Se per caso c'è qualche elemento chimico che tende a formare eutettici basso fondente, quelli si formano e possiamo anche addirittura bruciare il nostro acciaio, cosa decisamente, come già detto, assolutamente sgradevole. Qui abbiamo la profondità del nostro strato cementato nitrurato in funzione della durezza e lì abbiamo la temperatura di rinvenimento con la stabilità nel caso della nitrurazione e della cementazione. Prego. Ma non c'è una questione di stabilità per quanto riguardava la cementazione? No, assolutamente, perché devi... L'ordine di grandezza è il millimetro, poi in realtà può essere un po' di meno, 0,8, 0,6, può essere anche leggermente di più, 1,1, 1,2, è solo un problema di durata a quel punto. Diciamo che la differenza grossa è che tipicamente l'ordine di grandezza nel quale lei ha uno strato cementato è solitamente nell'ordine del millimetro, lo strato nitrurato è dell'ordine del decimo di millimetro, ma anche lì non ci sono leggi precise, per esempio prima vi ho detto ci sono 50 ore circa di trattamento termico. Ci sono dei casi di nitrurazione, cosiddette nitrurazioni leggere, che si fanno invece di qualche ora. Lei ha un arricchimento di azoto molto più limitato, però c'è un aumento netto delle resistenze a fatica, per esempio. Sono infiniti i casi che si possono presentare, d'accordo? Io qui vi ho dato solamente alcuni flash per darvi veramente le condizioni per poter affrontare un problema reale. Però se vedessi qua la lista delle condizioni reali, faremo un corso solo di nitrurazione e cementazione, insomma. Quindi veramente al di là. Vi dicevo i inconvenienti della nitrurazione rispetto alla cementazione. Abbiamo già visto, qui stiamo solamente riassumendo, strato induito molto più sottile, quindi in pratica una suscettibilità allo sfondamento più elevata, premesso che in nessun caso vi metterete a fare una prova di durezza su un pezzo cementato nitrurato, per una frescaccia, però diciamo che se avete un carico di punta che sta agendo su un pezzo arricchito superficialmente, nel caso del cementato avete una maggiore resistenza allo sfondamento di questo pezzo piuttosto che nel caso del nitrurato, dove lo spessore è così sottile che può essere sfondato da una punta molto più rapidamente. Immaginate questa zona cementata e nitrurata come una sorta di crosta, d'accordo? È chiaro che quanto più è grossa la crosta, meno facilmente si sfonda, è una cosa abbastanza banale. Il ciclo di lavorazione nel caso del nitrurato è molto più lungo, ma molto molto di più, a fronte di qualche ora nel caso del cementato, nel nitrurato andiamo all'ordine dei giorni. Nel caso della nitrurazione, in realtà, vi ho detto prima, si può nitrurare qualunque cosa, però i risultati ottimali, quei valori molto alti di durezza,
si hanno nel caso di acciai legati. Nel caso della cementazione avevamo l'obbligo di mettere gli elementi di lega per aumentare la temperabilità, visto che il carbonio era basso. Nel caso del nitrurato invece questo obbligo non c'è, però in effetti abbiamo l'esigenza che se si nitrura qualche cosa vogliamo durezze molto elevate, sopra quelle di cementazione, che è un trattamento più pesante, più lungo. E per poter ottenere quei valori di durezza abbiamo bisogno di elementi che formino nitruri pregiati, particolari, come vedremo fra un po'. Per esempio, un elemento di lega spesso utilizzato è l'alluminio, che è un elemento stranissimo, perché l'alluminio è un elemento sostanzialmente basso fondente. Fino alla seconda guerra mondiale era impossibile avere una lega con alluminio, un acciaio con alluminio dentro, perché uno fonda 1500 e qualche cosa e l'altro fonda 660. Capite bene che mettere insieme due elementi chimici così diversi è un problema. Inoltre l'alluminio ha un'affinità chimica verso l'ossigeno paurosa. Quindi veramente fino alla seconda guerra mondiale inclusa era pressoché impossibile ottenere un acciaio contenente alluminio. Con alluminio, tenori molto bassi, vedremo fra un attimo quanto sono, abbiamo la possibilità di formare dei nitruri estremamente fini che incrementano notevolmente la durezza del nostro pezzo. E infine, ma attenzione, questo infine non è banale, si ha un peggioramento della tenacità. Perché? Perché fra gli altri elementi sempre presenti negli acciai che vengono ottimizzati per la nitrurazione, oltre all'alluminio c'è anche il cromo. Il cromo è un elemento chimico, vi ho detto, ha tante caratteristiche positive, ma una sicuramente negativa ce l'ha, quella di indurre la cosiddetta fragilità al rinvenimento. Cioè acciai che contengono cromo, 1, 2, 3%, basta avanza insomma, se portati a circa 600 gradi diventano fragili, la cosiddetta malattia Krupp, ve l'avevo già accennato. Benissimo. Beh, ma un trattamento termico a 520 gradi è molto vicino alla temperatura critica e se l'acciaio contiene cromo, starci due giorni non gli fa certamente bene. E quindi il nostro acciaio, se contiene cromo e lo facciamo nitrurare, diventa fragile. Un modo per risolvere il problema è, nel caso in cui abbiamo presente il cromo, aggiungere sempre uno 0,5-1% di molibdeno che elimina la fragilità al rinvenimento e quindi vi risolve il problema. Quindi quando vedrete un acciaio del cromo, se questo acciaio deve subire un trattamento termico, metteteci sempre, fate in modo tale di prendere sempre un acciaio che contenga anche molibdeno, perché appunto vi risolve il problema della fragilità al rinvenimento. E queste sono le specifiche degli acciai per la nitrurazione. Alluminio 0,3-1%, cromo tipicamente intorno al massimo al 3%, ci sta sempre il molibdeno. Quando vedete il cromo, metteteci sempre il molibdeno a fianco, guardate, non sbagliate mai. E poi titanio e vanadio, altri due elementi chimici che sono spesso utilizzati in quanto hanno una forte affinità chimica sia verso il carbonio, sono formati carburi molto molto buoni perché molto fini e ben dispersi, ma nel caso di acciaio di nitrurazione perché formano dei nitruri molto molto fini e assolutamente ottimali per quanto riguarda il trattamento del nostro sistema. Però vi sottolineo il fatto che si possono nitrurare acciai al carbonio, al manganese, leggo perché la lista è molto lunga, al cromo molibdeno, al cromo alluminio molibdeno, al nichel cromo molibdeno, acciai prudenzili, che vedremo fra un po' cosa vogliono dire, e acciai inossidabili, con due S magari, non una sola, cioè sta una sola nelle sbagliate. Praticamente, come vedremo fra un attimo, quando faremo adesso la lista, la classificazione degli acciai, vedremo che praticamente con questa lista, non dico abbiamo coperto il 100%, ma un poco ci manca. Quindi effettivamente abbiamo una lista veramente molto molto estesa. Domande? Se in fase di progetto decisi di nitrurare o cementare, oppure dopo fatto una cementazione vedi che è sprecato, no, beh, in fase di progetto si decidono quali sono i trattamenti termochimici da utilizzare, lì per la fase giusta per scegliere insomma. Mai a ballo. Poi certo se si sfonda durante i primi test cambia, insomma, non è che è la Bibbia il progetto, insomma, veramente. Però insomma ormai c'è una tale anche esperienza riguardo, non è che stiamo parlando di trattamenti sconosciuti, insomma. E ovviamente non facciamo sosta in questo momento perché facciamo almeno un altro quarto d'ora di lezione. Iniziamo quest'altro capitolo. Acciai e ghise, in particolare iniziamo adesso a parlare degli acciai. Questa qui, ai tempi miei si imparava a memoria per ascisse e per ordinate, ma ho scoperto che tutto ciò non avviene più, per cui a questo punto non la si può neanche poter rendere a memoria. Vi ricordo dov'è il ferro, qua dentro. Vi ricordo gli elementi di lega che sono molto spesso
presenti all'interno di un acciaio, guardate lì fuori la lista. Ovviamente, scusate, non ho mai considerato il carbonio perché è un elemento per me sottinteso. Elementi di lega sempre negativi, ossigeno, fosforo e zolfo. Elementi idrogeno, scusatemi, in alto a sinistra. Gli elementi blu sono elementi che possono essere aggiunti per introdurre all'interno del nostro acciaio qualche caratteristica particolare. Vi ripeto, a questi elementi va aggiunto certamente il carbonio, ma che non riesco neanche a considerare come elemento di lega, è sempre presente. Avremo un solo caso nel quale il carbonio ha un effetto negativo in maniera assoluta, tant'è che deve essere portato a valori bassissimi. Ma se no, normalmente questi sono i tenori, gli elementi di lega che possono essere appunto presenti all'interno di un acciaio. E qui purtroppo per voi bisogna fare la lista della spesa, cioè tutti quegli elementi che avete visto in blu e in verde dobbiamo vederli uno per uno, poi faremo la classificazione, parleremo della designazione e poi vedremo classe per classe quali sono gli elementi chimici che vanno aggiunti. Ovviamente il vostro obiettivo non è imparare la memoria, non ci costringereste, ma cercare di capire il perché un elemento chimico va messo in una classe piuttosto che in un'altra. Nickel, per ricordarsi il nickel fa sempre bene, qualunque cosa, metteci del nickel e non può che far bene, costa, l'unico problema del nickel è che costa, perché praticamente ce n'è poco, quel poco è fra l'altro concentrato in pochi paesi al mondo, ma sostanzialmente, e poi fra l'altro appunto induce tutta una serie di massimi e di minimi nelle proprietà magnetiche, proprietà elettriche, proprietà termiche, è un elemento fortissimamente gammageno, vi ricordo, addirittura sopra, se non ricordo male, il 10-12%, la lega binaria ferro-nickel è completamente austenitica a temperatura ambiente, per cui è un elemento fortemente gammageno. Durante l'elaborazione della colata non prende parte ad alcuna reazione, per cui non è che si ossida o che cosa fa, ma in effetti viene aggiunto nella prima parte perché la ferro-lega di nickel, quando voi fate una lega dovete aggiungere dei pani di ferro-lega al vostro poltiglione fuso, che poi si fondono e arricchiscono l'intera lega, è normalmente ricca in idrogeno, quindi questo idrogeno deve essere degasato, perché sennò altrimenti va nel vostro solido e l'idrogeno all'interno del vostro manufatto solido è assolutamente negativo. Il nickel ha un'affinità chimica verso il carbonio, qualcuno di voi l'ha sbagliato questa domanda dentro l'esonero, ve lo sottolineo, il nickel ha un'affinità chimica verso il carbonio inferiore a quella del ferro, per cui non può formare in lega con il ferro dei carburi, perché si formano i carburi di ferro, non quelli di nickel, quindi di conseguenza il nickel non forma carburi. E poi il nickel tende a favorire la grafitizzazione del carbonio, che vuol dire che nel dover scegliere durante la sua identificazione quale diagramma seguire, se quello metastabile o quello stabile, tendenzialmente tende a rendere più agevole la solidificazione e il raffreddamento di un diagramma stabile, e inoltre poi durante l'eventuale decomposizione della cementite tende a rendere più semplice la decomposizione della cementite in ferro alfa o gamma e carbonio grafitico. Ma attenzione, non è che se è presente nickel funziona solo il diagramma stabile, assolutamente no. Però, diciamo, ne rende via via più semplice, più facile, ne agevola le condizioni per avere questo tipo di diagramma come quello funzionante durante il processo di identificazione e raffreddamento. Diminuisce la temperatura di cottura e tempra, diminuisce le velocità critiche, che vuol dire sposta verso destra le curve CCT, questo vuol dire la velocità critica più bassa, perché vuol dire che il naso è spostato verso destra. Aumenta la penetrazione di tempra, aumenta la tenacità per l'idea con M, non peggiora la deformabilità a freddo e a caldo, vi ricordo freddo e caldo che voleva dire, a freddo voleva dire al di sotto della temperatura di ricristallizzazione, a caldo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Manganese, il manganese per molti versi è simile al nickel, però purtroppo per alcuni no, e vediamo infatti che praticamente un po' di manganese ci sta sempre nelle leghe a base ferro, 0,3-0,4% di, non fa scherzi, no, ciabattata, 0,3-0,4% di carbonio, di manganese sono sempre presenti all'interno del nostro acciaio, ma le strutture che contengono martensite sono eccessivamente fragili, è il motivo per cui il manganese nell'acciaio di cementazione deve essere basso, perché altrimenti rischiamo di avere uno strato cementale eccessivamente duro, eccessivamente fragile e quindi inutilizzabile. Anch'esso diminuisce la temperatura di cottura e la temperatura di tempra, aumenta la penetrazione di tempra, diminuisce la velocità, vedete tutti aspetti molto simili a quelli relativi al nickel, ma poi ci sta la parte sotto, diminuisce la deformabilità a freddo, aumenta la sensibilità sul riscaldo, che vuol dire che nel caso di riscaldamento ad alta temperatura diventa più facile l'ingrossamento del grano, questa è la sensibilità sul riscaldo, e capite bene che non è certamente una proprietà positiva, anzi.
diminuisce la probabilità nel caso di acciai osteitici e porta dei notevoli inconvenienti nella cementazione, come abbiamo appena ricordato prima. Professore, prego. Certo. Lei ha scritto tra le caratteristiche negative che diminuisce la conducibilità termica. Sì. Ma non può essere anche una caratteristica positiva? Sì, allora, a priori la patente positiva e negativa non è, c'ha ragione lei, cioè io qui in qualche modo ho voluto esacerbare qualcosa e non è proprio così chiaro. Potrebbe anche essere una caratteristica non negativa, più che positiva non negativa in realtà, dipende dall'obiettivo che vuole raggiungere, però normalmente questa viene messa fra le caratteristiche negative. Però di fondo se lei per esempio vuole fare una tempra superficiale, il fatto che questo abbia una conducibilità più bassa le agevola la tempra superficiale, per esempio, insomma, sì, d'accordo? Effettivamente la patente positiva e negativa va data con molta parsimonia. Cobalto. Il cobalto vi ricordo essere l'unico elemento che spostava verso sinistra e verso l'alto le curve CCT. Favorisce la catalizzazione e rende più stabile la martensite. Il rame può essere aggiunto in qualsiasi momento perché non reagisce praticamente a nulla, ha una bassa reattività verso l'ossigeno, quindi non rompe le scatole particolarmente. Migliora le caratteristiche a caldo e addirittura fino allo 0,25-0,30% presente migliora leggermente la resistenza alla corrosione atmosferica. Esistono dei vari delle tipologie di acciaio non legato, ma che presentano un po' di rame che appunto hanno una resistenza alla corrosione atmosferica incrementata. Perché vi dico questo limite? Perché al di sopra di questi valori l'acciaio inizia ad essere eccessivamente fragile. Voi potete dire, ma chi se ne importa, non ce lo mette il rame. No, come vi ho già accennato, il problema del rame è fortemente legato al processo di produzione mediante rottami. I rottami di ferro sono spesso ricchi, per motivi di cavetteria presente in rame, e purtroppo si è notato nei decenni un incremento costante del tenore di rame all'interno degli acciai prodotti. Cioè l'acciaio prodotto nel 1920 aveva, a parità di condizioni, un tenore di rame più basso dell'acciaio prodotto attualmente. E quindi capite bene che ci sono dei limiti sull'impiego di questi rottami, perché appunto c'è tutto, in qualche modo bisognerà abbassare il tenore di rame, non so come, ma si andrà fatto. L'azoto abbiamo visto prima fra la lista della spesa, era tra gli elementi negativi. In realtà l'azoto non è completamente un elemento negativo, esistono gli acciai inossidabili, ad esempio i duplex, che hanno una presenza importante di azoto all'interno. Scusate, forse non ci siamo capiti, ma che vuol dire una presenza importante? Lo 0,15%, quella è una presenza importante di azoto, d'accordo? Quindi attenzione, non è che stiamo parlando di chissà quali percentuali, ma addirittura percentuali così basse hanno enorme capacità di modifica della struttura. Si possono indurre grosse frazioni volumetriche di austenite senza dover spendere soldi nell'acquisto di nickel. E infatti l'azoto è un elemento fortemente stabilizzante l'austenite e ci riesce a indurre nel nostro acciaio anche forti frazioni volumetriche di austenite, dandoci luogo proprio a una categoria di acciai ossidabili chiamati appunto duplex. L'alluminio è utilizzato anzitutto come forte disossidante, cioè quando voi lo buttate dentro il vostro bagno lui si porta via tutto l'ossigeno presente, quindi capite bene che è un effetto notevole. E fin qui già è un effetto importante. Poi inoltre, se rimane in lega nel nostro acciaio, forma degli con l'azoto dei rituri durissimi, molto fini, molto ben dispersi. Ed è infatti il motivo per cui l'alluminio lo troveremo fra gli elementi caratteristici dei cosiddetti acciai della nitrazione. Tende a conferire una resistenza all'ossidazione a caldo, non è una vera e propria inossidabilità. Attenzione, ricordatevi sempre, la corrosione è un attacco ambientale in cui l'acqua svolge un ruolo fondamentale. L'ossidazione è un attacco in cui invece avete a che fare con dei gas caldi. La distinzione è un chiodo messo in acqua di mare, la vostra marmite e l'automobile, d'accordo? Quindi per dare due tipologie di attacco aggressivo da parte dell'ambiente esterno differenti. L'ossidazione a caldo è un attacco in cui c'è un gas caldo che sta aggredendo il vostro metallo, e in questo caso abbiamo assolutamente un miglioramento grazie alla presenza dell'alluminio. Ma la saldabilità è parecchio peggiorata. Quando dico peggiorata è parecchio peggiorata, ma perché? È banale questo discorso, dobbiamo sottolinearlo. L'alluminio reagisce con l'ossigeno, quindi forma ossido. Inoltre è un basso fondente, quindi tende a segregare molto pesantemente. Quando voi fondete in una saldatura, voi sapete che parzialmente fondete il metallo base, perché allora distinguiamo subito, lo faremo bene quando faremo la saldatura, ma la brasatura è quella che fate a casa con il saldatorino di casa, con lo stagno, e fondete solamente il metallo di apporto. La saldatura avete almeno una parziale fusione del metallo base.
quando fondete il metallo base che contiene un elemento basso fondente, è chiaro che quello tenderà poi a segregare pesantemente in corrispondenza di zone che solidificano per ultime, quindi voi potete partire anche da un metallo omogeneo, ma poi alla fine otterrete un metallo disomogeneo. Tra l'altro poi un metallo che avrà reagito con l'ossigeno, magari atmosferico presente, quindi avete un disproporzionamento della lega locale, una lega che ha una composizione chimica locale differente rispetto a quella della parte circostante alla vostra lega. Il cromo, forma carburi stabili, è uno degli elementi carburigeni per eccellenza, diminuisce la conducibilità termica, conferisce stabilità al rinvenimento e, attenzione, aumenta la resistenza alla corrosione e all'ossidazione. Anzi, la sua presenza proprio ci definisce una classe di acciai importantissima, per esempio appunto gli acciai inossidabili, per cui praticamente si verifica al di sopra della presenza del 12% di cromo una inossidabilità dell'acciaio. Inossidabile letteralmente significa che non si ossida, in realtà non è corretto, perché l'acciaio inossidabile si ossida, si corrode, ma sicuramente in maniera controllata. Cioè le velocità di corrosione in ambienti con presenza di acqua diventano di diversi ordini di grandezza più lente rispetto agli acciai senza cromo. Titanio, tantalio, niobio. Notate sempre i simboli chimici, perché non dovete confondervi con questi simboli, dovete saperli a memoria, se li sapete imparateveli. Sono messi insieme perché praticamente hanno effetti molto simili, sono elementi fortemente carburigeni, cioè sono elementi che hanno una notevole affinità chimica verso il carbonio, sono elementi che formano composti intermetallici, cioè il composto intermetallico, immaginate una particella che precipita, costituita non da un legame fra il metallo e l'ossigeno, l'azoto, il carbonio, ma fra più metalli fra di loro, per esempio l'Fe3T, che ha una capacità notevole di indurimento per precipitazione. Sono quelle particelle coerenti di cui parlavamo a suo tempo, che molto spesso precipitano in dimensioni molto piccole, io per esempio le zone GP sono aggregate di un centinaio di atomi, oppure in dimensioni un po' più grandi, ma insomma sostanzialmente hanno una capacità di blocco delle dislocazioni estremamente efficace. Il titanio è forte disossidante, formano carburi, dettaglio, costano un sacco di soldi. Il titanio è un elemento strategico, ha una diffusione sul pianeta Terra assolutamente disomogenea e costa in maniera importante, insomma. Molibdeno. Il molibdeno è dello stesso gruppo del cromo, non ha caratteristiche di inossidabilità, non riesce a indurre la inossidabilità sul vostro acciaio. Ma non per questo è meno importante del cromo, perché cancella gli effetti negativi del cromo. Il cromo è l'elemento che vi induce la fragilità al rinvenimento. Il cromo è un elemento importante, ma c'ha questo effetto negativo. L'aggiunta di molibdeno accoppiata al cromo vi cancella questo problema. Questo è l'effetto principale. Abbiamo poi tutta una serie di aspetti, è un elemento fortemente alfageno, abbiamo la capacità di formare dei carburi, aumenta la stabilità della martensite, diminuisce, attenzione, l'effetto sul riscaldamento, quel problema relativo all'ingrossamento del grano quando c'era la permanenza ad alta temperatura. E però appunto vi ripeto, l'elemento fondamentale, l'aspetto fondamentale è che elimina la fragilità di rinvenimento qualora il vostro acciaio presenti questo problema, che è sostanzialmente legato alla presenza di cromo nel vostro acciaio. Vanadio, anche lui simile al cromo, forma carburi, è disossidante, cioè cos'è un elemento disossidante? È un elemento emesso nella lega, in realtà non è emesso per rimanerci, ma per portarsi via l'ossigeno e andare a galleggiare sulla parte alta, quella non metallica, d'accordo? Per cui portandosi via l'ossigeno svolge però un ruolo fondamentale, perché meno ossigeno avete nel vostro metallo, meno inclusioni non metalliche avete, perché vi ricordo che l'ossigeno, lo vediamo per un attimo, però vediamo già adesso, è praticamente molto solubile nel metallo liquido e molto poco solubile nel metallo solido, il che vuol dire praticamente va a formare ossidi. Allora più ossigeno portate via durante la fase di produzione, meno ossidi avrete, meno inclusioni avete all'interno del vostro metallo, quindi il vostro metallo funzionerà meglio. Legandosi con il carbonio, questo voglio sottolinearlo perché è un punto un po' particolare, diminuisce la temperabilità. Notate, io prima vi ho detto una cosa particolare, e cioè l'unico elemento che spostava verso sinistra le curve CCT era il cobalto, le altre tutte verso destra. Sì, è vero, è il caso che sia inserito un solo elemento alla volta, ma come vi ho già detto più volte, in metallurgia l'additività degli effetti non è mai sottintesa. In questo caso l'aggiunta contemporanea di vanadio e di carbonio fa sì che entrambi reagiscono fra di loro, e l'aggiunta di vanadio porta via il carbonio a disposizione e vi sposta le curve in un altro modo. Per questo non abbiamo leggi precise in metallurgia, perché c'è una serie di effetti sinergici per cui uno più uno può fare 5 o può fare 0, d'accordo? E poi aumenta, affina il grano, perché in quanto allora, questo discorso dell'affinamento del grano è fortemente legato al potere disossidante. Una disossidazione molto spinta comporta una presenza di nuclei di solidificazione molto spinta,
molti nuclei di solidificazione vuol dire grano molto fine, d'accordo? E poi abbiamo una resistenza a caldo elevata. Tungsteno. Tungsteno sottolinea il fatto che abbia un simbolo chimico indicato W, Wolframio era indicato parecchio tempo fa, però appunto è indicato come tungsteno, ma il simbolo chimico resta W. Meno ossidabile del ferro, quindi può essere aggiunto in qualsiasi momento, aumenta la temperabilità, può sostituire con una percentuale doppia il molibdeno. Questa è un'altra cosa che può succedere, accadere molto spesso, cioè per quasi tutte le applicazioni, con l'unica eccezione della fragilità di rendimento dove dovete aggiungere solo molibdeno, ma aggiungere il 2% di tungsteno a livello di proprietà meccaniche equivale ad aggiungere l'1% di molibdeno, d'accordo? C'è un rapporto 2-1. Per quanto riguarda, vi ripeto però, l'aspetto meccanico, perché per quanto riguarda l'eliminazione del problema della fragilità di rendimento, solo il molibdeno è in grado di farlo. E limita un po' la conducibilità termica. Silicio è sempre presente e si parla, silicio è un elemento sempre presente in lega a base ferro, proprio per il processo produttivo adottato, ma si parla di lega, di acciai con silicio, al silicio nel caso di tenere superiore all'1%, in pratica infragisce il vostro acciaio, però induce una serie di proprietà, per esempio magnetiche ed elettriche, piuttosto importanti. Per esempio abbiamo i lamerini per trasformatori che sono acciai al silicio, perché hanno tutta una serie di vantaggi dal punto di vista elettromagnetico. Comunque a livello metallurgico diminuisce la velocità critica e quindi aumenta la temperabilità, conferisce resistenza agli acidi all'ossidazione a caldo, riduce la velocità di diffusione, quindi ha un effetto negativo sulla cementazione, perché se diffondete peggio la penetrazione del carbonio rallenterà, ha un'influenza dannosa sulla deformabilità a caldo e favorisce l'ingrossamento del grano quando permane ad alta temperatura. Notate questo problema, ve lo sto sottolineando piuttosto spesso. Quando voi permanete ad alta temperatura, dove per alta temperatura possono essere anche temperature non particolarmente elevate, questo problema di ingrossamento del grano può essere particolarmente sentito. Ora andiamo a parlare di una serie di elementi che hanno praticamente solo effetti negativi. Potremmo fare un'eccezione per lo zolfo, perché a volte viene aggiunto per certi motivi. Lo zolfo è un elemento negativo perché tende a formare dei solfuri. Solfuri che sono spesso basso fondenti, quindi capite bene suscettibilità del metallo durante un trattamento termico a essere bruciato, questo abbiamo già detto. Addirittura ci sono dei solfuri in presenza di nickel, cobalto e molibdeno che hanno una temperatura più bassa del basso fondente a 988 gradi, che avevo già accennato come problema nel caso dell'acciaio bruciato. Notate, 988 gradi sono temperature di interesse nei trattamenti termici, per esempio di ossidazione. Se andiamo anche più in basso, ora capite meglio il perché quando noi dobbiamo fare una tempra, nel caso di acciaio iperprotetto idrico, ci spaventa la presenza di zolfo. Abbiamo problemi veramente molto spinti di raggiungimento eleotettico e di bruciatura dell'acciaio locale, d'accordo? Peggiora la resilienza, fino allo 0,2% non ci sono peggioramenti evidenti, ma in realtà vedrete che i limiti sono molto più spinti. Perché? Perché lo zolfo, come per l'altro pure il fosforo, vediamo fra un attimo, ha una tendenza molto spinta alla segregazione. Il che vuol dire che cosa? Noi sappiamo che il nostro tenore generale è al di sotto del 0,2%, ma la disomogeneità chimica in cui va a posizionarsi può portarci localmente a percentuali piuttosto elevate. Tant'è che molto spesso si richiedono valori di questo tipo qui, 0,005 o anche 0,003, perché appunto se il nostro elemento tende a segregare, vorrà dire localmente sarà più alto di questo tenore che noi abbiamo posizionato a livello medio. E noi, dato che dobbiamo essere sempre al di sotto di questo valore, ci dobbiamo mettere in sicurezza onde evitare che localmente rischiamo di andare sopra questo valore qua. Lo zolfo non si scioglie nel metallo, lo zolfo non è in soluzione solida nel metallo, ma forma esclusivamente solfuri, esclusivamente in soluzione non metallica. Quindi quelle soluzioni di continuità nella nostra matrice che nel nostro metallo, se sollecitato, possono dare appunto a inneschi di Grignard anche abbastanza importanti. Vedremo che lo zolfo di fondo ha un solo caso che è aggiunto apposta, nel caso di acciaio per lavorazione artistica. Questi solfuri basso fondenti possono dare una notevole lavorabilità, insomma vedremo fra un po' che è un caso estremamente particolare, per impieghi meccanici assolutamente negativo. Il fosforo, come percentuali sono identiche a quello dello zolfo, per cui zolfo e fosforo in qualsiasi composizione hanno limiti normalmente molto comparabili, ma i meccanismi di infrangimento sono completamente diversi. Lo zolfo non è solubile e forma solfuri, il fosforo invece è solubile ma ha un comportamento completamente diverso rispetto allo zolfo. L'ossigeno, beh, ha solo aspetti negativi, peggiora le proprietà meccaniche, peggiora le proprietà fisiche perché va a formare ossidi a tutto spiano.
aumenta la sensibilità sul riscaldo, peggiora la lavorabilità e la presenza dell'ossigeno è tutta legata alle inclusioni non metalliche. Quanto più ossigeno c'è, tante più inclusioni non metalliche ci sono, quindi vuol dire tanti più buchi abbiamo nel nostro metallo, il che rende la cosa assolutamente inaccettabile. L'idrogeno è un altro elemento che tende a infragire il nostro metallo. Se è un idrogeno che proviene dal processo di lavorazione, sempre ricordando il fatto che la solubilità dell'idrogeno nel bagno fuso è molto più elevata della solubilità dell'idrogeno nel metallo solido, praticamente il metallo durante la solidificazione tende a buttare fuori questo idrogeno, che potrà sia uscire fuori del tutto o a formare delle specie di cunicoli nel vostro metallo. Da quel cunicolo, se è completamente interno nel metallo, durante il processo di lavorazione viene risaldato, così non ci fosse. Ma se per caso è affiorante, va a contatto, va una specie di vermicello che viaggia nel metallo, va affiora sulla superficie esterna, l'ossigeno entra dentro, ci ossida tutto quanto il nostro cunicolo, noi andiamo a laminare e il nostro pezzo presenta tutte inclusioni non metalliche derivate da questo ossido che si è formato nel metallo caldo, anzi nel vostro vermicello, chiamiamolo così, quello che viene chiamato pifiocco, appunto, che appunto è affiorato e ha fatto entrare l'ossigeno che ha reagito. Vi ho specificato l'idrogeno proveniente dal nostro metallo durante l'elaborazione del metallo stesso, cioè durante la fase di produzione, perché in realtà noi abbiamo poi tanti altri tipi di idrogeno. Abbiamo idrogeno che può provenire da trattamenti termici, superficiali, per esempio una zincatura elettrolitica, che è una zincatura che si effettua mediante immersione in un bagno contenente zinco. È un processo che non abbiamo visto certamente in questo corso ancora, che può portare alla penetrazione di idrogeno anche abbastanza importante nel nostro acciaio. Ma anche qualora il nostro acciaio non si sia arricchito in idrogeno durante il processo di lavorazione e abbiamo posto il nostro acciaio in esercizio privo di idrogeno, possono crearsi delle condizioni elettrochimiche in cui il nostro acciaio in esercizio si carica di idrogeno. Mi viene in mente ad esempio dei tubi per estrazione petrolifera, in cui abbiamo acciaio inossidabile e acciaio a carbonio a contatto fra di loro, metallico, con acqua di mare presente. In corrispondenza all'acciaio inossidabile si può avere una reazione elettrochimica tale da far scaricare idrogeno e far caricare idrogeno quell'acciaio lì. L'acciaio non è uscito fuori dall'acciaieria carico di idrogeno, ma può penetrare l'idrogeno e quindi può modificare il comportamento meccanico del nostro metallo in esercizio. E possiamo trovare un pezzo rotto con tenori di idrogeno assolutamente inaccettabili che non provengono dall'acciaieria, ma provengono dalle condizioni di esercizio del nostro metallo stesso. D'accordo? Prego. L'immunità fa diminuire A, se K, resilienza, tenacità, lì per K possiamo intendere quello che ci pare, che tanto sono entrambi Z la sezione. Dire che un elemento aumenta la temperabilità, adesso cosa dire che aumenta anche la conducibilità termica? Non esattamente, nel senso che con temperabilità intendiamo qualcosa di complessivo fra conducibilità termica, curva CCT, eccetera. La conducibilità termica è solo conducibilità termica, quindi una può includere l'altra ma non completamente. Insomma. Quindi si vuol dire che aumenta la temperabilità, nel senso che subito si ferma la spirazione. Tende a far penetrare la martensite più agevolmente, tende a far penetrare la tempra più agevolmente, quindi nel caso della prova Gemini lei ha uno spostamento più in giù della transizione. Quindi si fa durezze un po' più... La profondità è più lunga, pesante. Ok? Qualche domanda?